nonostante la giovane età, già con una carriera di tutto rispetto da attrice teatrale alternata a quella televisiva e con incursioni nel cinema. Ma Claudia Conte è una donna che sfugge a facili e semplicistiche definizioni. Nata a Cassino, cittadina del Basso Lazio a una manciata di chilometri dal Molise, Claudia è un personaggio animato da interessi molteplici in campo culturale, protagonista di spettacoli teatrali accanto a grandi nomi, tra questi Ulisse, Il mio nome è nessuno, con Valerio Massimo Manfredi e Comizio d'amore di Marcello Veneziani. Molteplici le sue apparizioni sul piccolo schermo, da Rosi Abbate a Don Matteo. Lei stessa appassionata scrittrice spesso cura le letture durante le presentazioni dei libri di grandi autori. Nonostante i tanti impegni, Claudia è sempre attenta al sociale, soprattutto con progetti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e a favore di chi soffre. Qualche giorno fa l'abbiamo incontrata a Venafro nell'ambito di una iniziativa di solidarietà. È stata l'occasione questa per parlare dei suoi progetti professionali per il 2021. Intanto a brevissimo andranno su Amazon Prime una trilogia con un regista di Los Angeles, Stefan Aijo, che ho avuto appunto il piacere di girare proprio quest'anno, quindi una produzione internazionale, la World Citizen, che ha avuto il coraggio, la forza di andare avanti nonostante il periodo veramente veramente difficile per i lavoratori dello spettacolo, difficile per tutti, però per noi anche tanto, perché insomma teatri chiusi, cinema chiusi, produzioni che non riescono a ripartire, quindi è veramente, ci vuole forza, ci vuole coraggio per andare avanti. Penso che tutti voi possiate capire quello che sto dicendo. E quindi sono contenta di aver fatto questa trilogia sul sociale, anche questa, perché si tratta di 3 episodi: uno contro il bullismo, uno contro la dipendenza dai social network e un altro contro le truffe agli anziani, quindi per sensibilizzare tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi. Niente, vorrei fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di TVI Molise. E, insomma, che sia un Natale speciale, indimenticabile, in cui possiamo appunto meditare e avere poi la forza e la speranza di fare cose sempre più belle il prossimo anno.